Allora, ciao, ciao a tutti di nuovo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un tema spaziale, sempre provando questo cartoncino, è da qualche settimana che lo provo. Molto lucido, con superfici colorate. Quindi sto facendo le strutture per fare i pianeti. Lì un coperchio piccolino. Mettere un pianeta sovrapposto a un altro in questo modo. Vi ricordo anche che chi è interessato a questo tipo di cartoncino, che si chiama del tipo Binda Kote, si può trovare in diverse parti, comunque la stamperia Rimini la fornisce a diversi spray painter. Si può ordinare usando l'email, la stamperia Rimini gmail.com. E vi lascio naturalmente il link nella descrizione. Allora, come vedete, avevo messo del colore sotto, poi ci ho messo sovrapposto con altre cappe di colore e con la carta ho modellato queste montagne. Adesso ho scoperchiato i pianeti, così è come si vedono. E con la spadolina si può fare un anello come quelli degli anelli di Saturno, in questo caso un anello intorno al pianeta. Oggi ci accompagna il cinguettio degli uccelli. Di sottofondo. Adesso sto facendo sempre con la stessa, usando la stessa tecnica, mettendo più diverse cappe di colore, poi facendo dei movimenti con la carta si ottengono questi effetti, diciamo. Questo tipo di tecnica, soprattutto se si fanno questo tipo di paesaggi, diciamo, come avete potuto notare, si inizia quasi sempre, se si fanno i pianeti, si inizia con i pianeti per poi andare dall'alto verso il basso, diciamo. Però questa non è una regola al 100%. Dipende spesso da come si vuole, da come si utilizza questa tecnica, come si vuole lavorare. Allora, adesso sempre con la spatola tolgo la vernice, così da farmi grattando, mi viene sotto la vernice il colore del foglio. Così faccio, creo una città. Io mi vado a fare spesso delle passeggiate nel bosco e lì mi registro questo cinguettio di questi uccelli.
che sentite nel sottofondo. Adesso sto facendo queste cupolette alla città, così come una città futuristica nello spazio, in qualche parte dell'universo. Ecco, adesso vi faccio vedere perché avevo fatto quella specie di roccia così là in alto. Allora, ecco, voglio creare degli effetti di luce, quindi ho coperto una piccola parte, come avete visto, con dei cartoni. In questo fra poco vedrete il motivo. Ecco così, quindi facciamo questi effetti di luce passando da una parte poi da un'altra. Poi si aggiunge un po' di bianco in quell'angoletto lassù, così togliendo i cartoni ci viene fuori, ecco, come se la luce venisse dal di sotto. Vi ricordo anche che guarda, se sei su Facebook, lasciami volentieri un commento che mi fa sapere cosa ne pensi. E ti ringrazierei molto se mi metti un mi piace, se il video ti è piaciuto. Se invece sei su YouTube, ti invito a iscriverti al canale e a fare anche clic alla campanellina, così non ti perdi i prossimi video. Anche qui puoi mettermi un mi piace se il video ti è piaciuto. Se hai delle considerazioni, mi lasci un commento volentieri. E sulla pagina su Facebook mi puoi far pag mi puoi, se gli metti mi piace proprio sulla pagina, quindi poi ti arriveranno le notifiche anche dei prossimi video. Allora, adesso l'ho firmato, Mauro Sposito 2020, e su quegli effetti di luce ci avevo fatto anche degli uccellini, così questo dà più vita, anche più profondità. Allora, così provo a farvelo vedere da un poco più vicino. Vediamo come si vede, perché certo ci sono i riflessi della luce che viene da dietro. Ecco qua, quella è la città, gli effetti di luce. I pianeti. Ebbene, allora io ti ringrazio per essere stato qua, per aver visto questo video, e ti do appuntamento al prossimo video. Bene, ciao!